Salve ragazzi e bentornati sul mio canale, qui è Lia, diciamo un nuovo video vlog che manca da tantissimo sul mio canale e sto anche morendo di caldo, strano ma vero. Infatti è da tantissimo che non porto un video vlog sul canale, sarà un mese e mezzo e questo mese e mezzo, anzi in queste tre settimane sono successe le cose più assurde che abbia mai visto sul mio canale, perché sì, quest'estate ho avuto un boom di iscrizioni, sono passato da 2000 a 5000 in una settimana, ma questo è stato assurdo. Sono passato da 7000 iscritti fino a 19000, quasi 20000. In questo momento me ne mancano circa 400 iscritti, 300 iscritti circa. È assurdo, cioè cosa sta succedendo? È stato incredibile, infatti ho fatto anche 1 milione di visualizzazioni circa e sono felicissimo. E però mi sono arrivati anche 700 commenti in cui mi dicevano mi saluti? Ragazzi, io lo farei pure, vi saluterei uno per uno, ma siete in 700. Forse ho aspettato troppo per fare questo video e non posso salutarvi all'inizio delle top, altrimenti il video verrebbe lunghissimo. Quindi io vi saluto tutti, vi ringrazio tantissimo per il supporto che state dando al canale, grazie per aver condiviso i miei video con i vostri amici, grazie per aver messo like e per aver commentato, che per voi non è nulla, ma per me è tantissimo. Ma voglio ringraziare specialmente due ragazzi che mi hanno fatto quelle che posso considerare delle fan art. Ossia, uno è Matteo2003 che mi ha fatto questo banner, un altro invece è DaquiliazTM che mi ha fatto anche lui un banner. Io vi ringrazio tantissimo ragazzi, scusatemi se non posso utilizzare il vostro banner, al momento sto usando quello di DC Design, ma vi ringrazio tantissimo. Ultimamente mi sto concentrando sulle top riguardanti gli youtuber e questo vi ha portato a seguirmi tantissimo. Alcuni hanno preso la serie, così possiamo chiamarla, delle top sulle postazioni su YouTube Italia come una serie longeva. Ragazzi, non può essere una serie longeva, nel senso, tra un po' muore, gli rimangono più pochi video di esistenza, anche se ci metto molto a cercare queste top, queste postazioni, rimane più poco, tra poco muore. Per il semplice fatto che non sono tantissimi youtuber in Italia che hanno delle postazioni belle come quelle negli Stati Uniti o nel resto del mondo. Altri invece mi avete chiesto di mostrarvi la mia postazione. Lo farei pure se ne avessi una. Io non ho una vera e propria postazione, ragazzi, ho soltanto una scrivania con uno schermo, un Xbox 360 che uso quando il computer renderizza e il PC. Punto. PC di 7 anni, quindi è praticamente morto, è un miracolo se riesco a portarvi 3 video a settimana. Una alla settimana. Quindi ragazzi, ditemi se volete che vi porti altre serie, per esempio, per modo di dire, altre top che non riguardino gli youtuber, per esempio quella che è stata sugli animali, quella che è stata sulle cose strane trovate su eBay. Ditemi se vi piace questa cosa, quindi andate a votare qui sopra, vediamo se tutti vogliono che continui soltanto la serie sugli youtuber. Vorrei anche portarvi dei gameplay, ragazzi, ma come vi ho detto, il mio computer non regge. Non regge neanche Minecraft. I video che vedete sul mio canale di altri giochi vecchi, cioè altri video passati su altri giochi, è perché o i giochi erano vecchi o comunque mi permettevano di essere modificati da me senza tanta fatica, perché per modificare un gioco ci metterei tantissimo per portarvelo. Quindi scusatemi, finché non avrò un computer migliore, questi sono i compromessi. In molti mi state scrivendo nei commenti che avete acquistato le magliette. Io vi ringrazio tantissimo, so che in molti le hanno acquistate quelle vecchie perché riuscivo a gestirle. In molti le hanno prese e vi ringrazio tanto per il supporto al canale. Mi fa piacere che vi piacciono le magliette, ma ultimamente me ne stanno arrivando tanti. Quindi ragazzi, se avete acquistato la maglietta e tra l'altro vi è arrivata, io purtroppo non lo so, non so in quanti l'abbiano presa, non so se vi è arrivata, perché non la gestisco io, ma bensì Tube Shop Italia. Quindi se vi è arrivata la maglietta, fatemelo sapere nei social, sui social, su Facebook o su Instagram, magari mandatemi la foto in privato oppure la postate, come vi pare. Mi farebbe tantissimo piacere vedere in quanti di voi o chi ha la maglietta, come sia realmente, perché io ancora non ho la maglietta, cioè non ce l'ho, ho soltanto quella vecchia. E un mio amico mi ha pure suggerito di aprire un Patreon. Un Patreon, ragazzi, è un, come dirlo, un progetto su un sito nel quale potete fare delle donazioni, in cui poi in base alla donazione avete dei premi, per esempio un gruppo su Telegram, se donate 5 euro entrate su un gruppo su Telegram in cui possiamo chiacchierare, oppure il privilegio su un ipotetico TS che potrei aprire,
oppure la maglietta con l'autografo, quello che vi pare comunque. Però quello che ho pensato è non farlo adesso, magari farlo più avanti, perché è vero, non riesco a star dietro alle spese che ha un canale. Voi forse non lo sapete, ma un canale ha delle grandi spese. Recentemente ho acquistato un microfono, che è il Samsung che ho qui, che sono felicissimo dell'acquisto. Infatti, come potete sentire, l'audio è differente. Guardo di là, non perché sia scemo, ma perché di là c'è il computer che sta registrando l'audio. Ed è per questo che guardo lì. E questo microfono mi è costato, ha un costo, come ha un costo anche la GoPro con cui registro, ha un costo la luce e ha un costo anche il computer, ipotetico il computer che dovrei, devo assolutamente acquistare per poter andare avanti a portarvi contenuti di qualità. Il Patreon serve proprio a questo, ad avere delle donazioni, che comunque sarebbero tassate tantissimo come ogni cosa, per poter andare avanti con l'attrezzatura, per potermi permettere l'attrezzatura nuova. Sì, potete dire YouTube non ti paga. No, YouTube non mi paga al momento perché con le visualizzazioni che ho fatto non guadagno praticamente nulla, visto che la maggior parte dei video vengono da canali, da utenti che utilizzano Adblock o utenti che utilizzano lo smartphone. Quindi in questi due casi la pubblicità c'è, nel caso delle smartphone, ma è minima, e nel caso di Adblock non c'è assolutamente, quindi non c'è assolutamente un'entrata minima, nulla. E quindi fatemi sapere se magari vorreste che lo faccia fin da subito, anche perché a me non costerebbe nulla aprirlo fin da subito. Se voi donereste in un ipotetico Patreon, oppure se una cosa che lascio perdere e troverò un altro modo per trovare i fondi per l'attrezzatura. Ma arriviamo al momento clou di questo video. Il motivo è il titolo, e magari anche la copertina, ma soprattutto il titolo. Come avrete visto dal titolo, ragazzi, lo speciale 20.000 iscritti si avvicina, siamo lì lì per arrivare a 20.000 iscritti, anche se YouTube ormai, con i bug che sta avendo in questo ultimo periodo, sta rallentando la crescita delle visualizzazioni di chiunque su YouTube, anche PewDiePie sta soffrendo tantissimo di questa perdita, perché non arrivano i feed. Quindi ragazzi, attivate la campanella se volete vedere ogni volta che arriva un mio video, quando esce il mio video attivate la campanella e la notifica vi arriva. Spero, non lo so, spero che arrivi, perché altrimenti che cosa possiamo fare noi? E perché i video non vengono più suggeriti né in home, né finiscono i video adatti nelle tendenze, né finiscono i video suggeriti a fine video. Quindi non c'è modo di farsi conoscere in questo periodo. In teoria dovrebbe arrivare fino a fine novembre questo periodo nero di YouTube, speriamo di sì e che non si prolunghi di più. Comunque, quello che vorrei fare è lo speciale 20.000 iscritti su Omegle. Fatemi sapere se vorreste entrare su Omegle, se verreste lì su Omegle a passare qualche ora ad aspettare che io riesca ad incontrarvi, anche se alla fine passeranno sempre le solite 6 persone, perché in totale sarete in 6 a venire, tra cui mia sorella e 3 account fake che ho fatto io e poi 2 di voi, perché non penso verrà molta gente. Fatemi sapere qua sopra, lascio un'altra votazione dove potete votare se voi verreste oppure no su questo ipotetico Omegle. Se verrebbero abbastanza persone, una buona percentuale, allora potrò fare questo speciale, perché altrimenti sarebbe una perdita di tempo per pochissime persone. Fatemi sapere se vi piace come idea, come speciale, ed io come sempre vi ringrazio tantissimo per la visione, vi ricordo di lasciare un like, un commento, di condividere. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, seguitemi su tutti i social che trovate qui sotto in descrizione. Se avete la maglietta, mandatemi la foto su Instagram o su Facebook, dovunque voi vogliate. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!